Ben trovati ancora sul canale di Gioco Piano. Continuiamo con le nostre puntate su Hogwarts Must Die 2. Siamo esattamente dove ho lasciato l'ultima volta. Che cosa avevamo fatto? Avevamo acquistato questo guardiano. Non ho idea di cosa sia, andiamo a vedere. E continuiamo le nostre missioni, grandi vallate questa volta. Dunque, questa dovrebbe essere una preview del Senti, luogo. pensavo che solo il più vecchio dei maghi guerrieri potesse aprire nuove brecce. Ma sei tu? Cosa stai insinuando di preciso? Siamo gli ultimi due maghi guerrieri e tu sei vecchia. Cioè, più vecchia di me. Non intendo decrepita o roba del genere, cioè, ti mantieni benissimo. Ma davvero? Continua. Dai, lo sai cosa voglio dire? Ok, dunque, a parte la battutina che ha fatto questi ragazzi, qui si può notare subito che un'orda va di qua e l'altra non si sa ancora. Comunque, ne abbiamo 8 questa volta. Sono interessanti però qui perché devono a quanto pare passare obbligatoriamente da punti particolari. Ecco, quando arrivano qui poi che fanno? Si fermano? Non ho capito. Boh, comunque cominciamo con scegliere le difese, cioè scegliere le difese. Praticamente aggiungiamo il nostro nano lì. Non lo so io come funziona questa cosa. Ah, si proprio. Ok, fantastico. Vabbè, io ruoto, ma che mi serve ruotare? Non si sa. Vabbè. Comunque. Arriveranno qui e non si sa che cosa succede quando arrivano qui. Ok, cominciamo sempre con le frecce. Mi piacciono le frecce. Mi piace molto questa Questo sarà trappola, anche divertente. se insomma ha un certo prezzo. Vediamo un po' di non consumare subito tutti i soldi. E quindi molto probabilmente faranno così. Cioè, io lo metterei così. Magari attraversano più di qua. Di lato, aspetta. Verranno un pochino più di lato così, Una cosuccia quasi per la tua faccia! sicuramente. Io direi di far partire la prima orda così. Poi vediamo. Però, sai che voglio fare? Io sono proprio curioso, voglio vedere il nano che cosa fa. Quindi io lo piazzo qui. E vediamo, Adesso eh. Via. divulgalo! Il nano combatte proprio. Mi sa che però viene un po' preso di mira. Non è la posizione migliore, secondo me, da dare al povero nanino. Vediamo un po' se lo distruggono. Perché se tira le bombe, lui molto probabilmente sarà da utilizzare più facilmente da lontano e quindi lo vendo. Ma non lo so, non lo so. Comunque, vabbè, diciamo che lo rimetto qui, no? Lo giro in questo lato. Non passeranno. Perfetto, bravissimo, così ti voglio. E facciamo la stessa cosa. Io Un farei la stessa cosa regalino! di qua, che mi sembrava che funzionato abbastanza bene. E vediamo, si passano un po' di sguincio così e così. Ora mi avanza qualcosa chiaramente. E o ci rimetto un'altra volta il nano,
Potrei anche mettere qualcosa che li ributta indietro. Di qui siamo sicuri, che non ci passano. Che okay, io ora io mi difendo, ma poi... impressione che dopo un po' passeranno di là. Va bene. Vai, facciamo che io li metto... un altro nano qui. Incazzoso proprio. Esatto. E diamo via al gioco. Porca miseria, che cacchio sono questi? Cavolo, mi stanno facendo male però, Mi stanno facendo male e questi non sono per niente simpatici. Ah, cavolo, stanno distruggendo cosi, no, non ho più difese così. Ma qui vengono di qua tranquillamente, no? Che rifacciamolo? Ho costruito praticamente le difese completamente inutili. O quasi. Adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo, eh? Ma che cavolo. Va bene, io faccio così. Metto un po' di... trappole per tutto, perché qui altrimenti va a finire poco. Boh, se riescono a passare di lì, bravo, voi continuate così sempre da questa parte, signor Orchetto, potenti come prima. E ok, andiamo con la terza orca. No, questi sono impressionanti. Infatti, sono stato proprio colpito per bene. Ah, qui stanno continuando. Scusate, se sto un attimo in silenzio, ma ci vuole un po' di azione, adesso. Comincia ad essere complesso. Utilizziamo questa parola, va. Qualche volta mi dispiace per gli orchetti. No, mai. Ah, ecco, perché infatti se non ti dispiace a te per gli orchetti, mi spiace a me. Che rompono il cazzo però. Vediamo un po'. Dunque, aggiungiamo ancora qui. Sì, oddio, non so in realtà quanto possa essere utile. Comunque, metterei ancora questo, perché io sto continuo a stare qui. Sì, continua a stare qui. Vediamo un po' com'è questa da quest'altra parte. Direi che gli posso mettere un altro coso da lui per difendersi. E così. E penso che loro qui starà abbastanza bene. Cioè, potrei mettere una parte dall'altra, ma per il momento diciamo che va così. Oh, il nano è fuori combattimento, capito? Ma non riesco a capire qual è. È questo.
te ti diverti. No, anche l'elementale. Mi sa che sono un po' fritto. Non so, così. Mi sento un po'. Aspetta, che qui c'è, mi serve questo, la magia. Questa volta, ah, guarda, viene, cioè il nanetto si è ripreso. Oh, bravo, bravo, bravo.